Benvenuti in questo nuovo immancabile weekly del sabato mattina per fare un po' il punto sulla settimana appena trascorsa e affacciarci a quella che verrà. Oggi l'ho voluta rivedere come ai vecchi tempi. Come state? Spero tutti in ordine. È stata una settimana abbastanza tranquilla, devo dire, al netto di tante cose che ci sono state da fare. Però spero anche voi sia stato anche per voi sia stato lo stesso. Allora, abbiamo un po' di cose di cui parlare oggi. Intanto devo dire una cosa in partenza. Un piccolo sfogo, sono addolorato profondamente dalla notizia che c'è stata in settimana relativa ad Alan Wake 2, che ancora non ha raggiunto la soglia di profitto, cioè le copie vendute non hanno garantito a Remedy un euro di profitto, anzi stanno ancora in perdita. Trovo la notizia terrificante, angosciante, deprimente. Sono giorni che ce l'ho addosso perché veramente ti accorgi di quanto a volte i prodotti di un certo tipo non vengano assolutamente capiti, apprezzati, seguiti. Che poi i gusti, chiaramente, è un gioco particolare, non è Fortnite, per cui non è che può arrivare a tutti, però da amante di questo mondo so quelle notizie che rappresentano una mattonata dove fa più male perché ti accorgi che poi l'industria inevitabilmente prenderà queste informazioni e andrà nella direzione del profittevole il più a lungo possibile. Un po' deprimente. Comunque, tornando a cose meno deprimenti. Questa settimana abbiamo avuto una bellissima sorpresa, parlando proprio di cose belle, restando in tema di cose belle, Manor Lords. Allora, lo scopriamo, è andato benissimo, al punto da giustificare addirittura l'inizio di una miniserie che non so dove ci porterà. Avete visto il primo episodio, state per vedere il secondo tra oggi e domani, non so se sarà oggi o sarà domani, ma andremo avanti. È un gioco che sto adorando alla follia. Mai avrei pensato che mi avrebbe preso così tanto, fatto benissimo. Cioè, capisco perché tanta gente ci sta andando sotto in maniera bruttissima. Io in questo periodo sto alternando Manor Lords e Balatro, con cui sono quasi a 100 ore. Che Dio mi aiuti. Però sono veramente stupefatto dal lavoro che hanno fatto e non fatico a capire perché ci sia così tanta voglia di vedere altro qui sul canale. Tra l'altro, il discorso che facevo in live qualche giorno fa, a me stupisce tantissimo che nella community ci sia chi è fissatissimo con i calcistici, comunque noi abbiamo uno zoccolo duro di appassionati di calcio. E poi ci siano gli appassionatissimi di strategia che vengono fuori ogni volta che porto qualcosa, strategia, gestionale, eccetera. È bello avere queste due realtà così contrapposte, in teoria, cioè, mai penseresti che chi segue il calcio magari segue quelli strategici, noi abbiamo invece questo inaspettato mix. Quindi sicuramente vedrete, almeno faremo 5 episodi, almeno. Ecco, l'idea sarebbe una miniserie, poi vediamo dove ci porta il gioco, fin dove si può andare poi concretamente. Tant'è, parlando di cose, stasettimana c'è stato anche Top Spin 2K25, titolo che mi ha piacevolmente sorpreso per adesso, nel senso che è divertente al netto di tutti i discorsi sul roster che abbiamo fatto. Non so però, ecco, diciamo che mi sono trovato un po' nella posizione di dover scegliere a quale dare priorità, cioè c'era spazio per una sola miniserie, per adesso ho scelto Manor Lords. Non escludo magari di fare qualcosa anche su Top Spin, però diciamo che per adesso lo spazio lo vorrei dedicare a Manor Lords, quello libero per fare roba tipo serie. Tant'è che ci sarebbe anche Another Crab's Treasure, che abbiamo iniziato con lo scopriamo ieri per voi, e che è un titolo che mi intriga. Ci avrebbe i suoi spunti. Ora, magari potremmo farlo in live, quello non lo so, anche perché in live cerco di essere più presente ultimamente. E sarebbe un buon titolo da portare in diretta. Vediamo. Però ecco, tre titoli sta settimana che mi hanno strappato più di un sorriso e che mi stanno piacendo, devo dire. Al di là di tutto, tutti e tre hanno il loro motivo per piacermi. Con Fallout 4 abbiamo chiuso il ciclo, vi avevo detto appunto sarebbe stato un piccolo revival senza riaprire sto vaso di Pandora. Abbiamo trattato le quest nuove e ci fermiamo per adesso. Poi chiaramente se ci dovessero mai essere altre cose da fare, ben vengano, dovessero mai tirare fuori un remake o una remaster di qualcosa, sarò ben lieto di ributtarmi dentro, però insomma per adesso Fallout lo mettiamo in stand-by, in attesa di future novità. L'avete chiesto in tanti, che fine ha fatto Stellar Blade? Ragazzi, è stata una settimana abbastanza complessa da gestire per mille motivi. Ho finito, la recensione è pronta, devo montarla e dovreste vederla forse oggi, sì, perché per voi oggi potrebbe essere il giorno giusto. Mi sono preso i miei tempi, chiaramente, ragazzi, ve l'avevo detto, volevo valutarlo come si deve e ci siamo. Io ancora oggi mi chiedo, Yoko Taro,
come abbia potuto dire che sia meglio di Nier, al netto di un parere positivo che ascolterete fra poche ore, però diciamo che Nier per me è... No, siamo un pochino nel... cioè, Nier... ma comunque, ripeto, ne parleremo. Non aspettatevi cose particolari, senso, una recensione tranquilla. Senza... Tanto non credo che verrà neanche lunghissimissima come le mie solite recensioni. Però ci tenevo a godermi il gioco per bene, ad approfondirlo, analizzarlo nei minimi dettagli, così da potervi dare magari... Visto che arriviamo un po' più tardi, adesso cerco di arricchire il tutto con analisi un pochino più approfondite. Riguardo a cose in arrivo, allora... Abbiamo un Falco Risponde, bello peperino in arrivo, tanto con domande che avete preparato e devo dire che non mi sono dispiaciute. Avrei voluto pubblicarlo già in settimana, ma mille cose ci sono state, quindi non ho avuto occasione. Ma arriverà, credo, lunedì, probabilmente lunedì, insieme a Golf Factor, di cui peraltro vi ringrazio, perché è sempre bello vedervi ridere in quella maniera su giochi un po' particolari, però insomma è una piccola rubrica ormai settimanale che... Si avvia alla metà adesso, sì, al giro di boa, siamo quasi, però ecco, sono quelle cose che a me diverte fare di tanto in tanto, anche per spezzare la cosa un po' più serie. Tipo, indimenticabile. Allora, intanto volevo ringraziarvi per la settimana scorsa, perché l'ultima puntata è stata tra le più apprezzate, e mi ha fatto un sacco piacere. E mi ha dato lo spunto per una piccola evoluzione che avrà come rubrica già dal prossimo episodio, per cercare di renderla un po' più... Vedrete. Però ecco, ho capito che ci può essere, ci possiamo agganciare qualcosa. Voi sapete, dai tempi di Radar, che qualcuno se lo ricorderà, la nostra rubrica del sabato per chiacchierare un po' dei temi più caldi dell'industry. Dai tempi di Radar io conservo questo desiderio di rendere alcuni format con dei cambi di ritmo integrati, comunque con più sfumature. Ecco, indimenticabili, ho capito che si presta una leggera evoluzione. Ovviamente, sabato prossimo fatemi sapere cosa ne penserete, perché ovviamente ogni feedback è graditissimo e preziosissimo, per cui se vi va datevi un'occhiata sabato prossimo e poi mi fate sapere se vi piace o se volete addirittura estenderla con altro, insomma ne parleremo poi magari ecco settimana prossima, però ci tenevo a dargli quel guizzino in più per vedere se possiamo trasformarla in una cosa più apprezzabile e più utile, soprattutto più utile nel complesso. Per cui ragazzi, direi che questa settimana me la sono cavata con poche parole, vi rubo poco tempo in questo sabato. Allora, per gli amanti di serie, vi segnalo che qualche giorno fa abbiamo pubblicato un video che mette in confronto, ma così era più un pretesto per fare un discorso più ampio, The Last of Us e Fallout, le serie TV, sul canale di Elisa, se vi va di andarlo a vedere. E... Ah, ecco, una cosa volevo dirvi. Questa settimana... Ho fatto un episodio di FIFA, stavo dicendo, mannaggia, non me lo staccherò mai dalla testa, di FC, del Wrexham, in live, che poi ma non c'era motivo, non c'era mercato, era semplicemente così, un episodio fatto, mi sono divertito da pazzi. Ora, sono curioso di sapere se è qualcosa che potrebbe piacervi, su base, non dico regolare perché non riesco a farle tutte le volte, però ogni tanto... Se potrebbe essere una cosa di vostro gradimento proporle così, chiaramente il giorno prima dell'episodio canonico qui sul canale, la live e poi il giorno dopo pubblicato come sempre qui. Non cambia nulla per YouTube concretamente, ma volevo sapere se vi fa piacere eventualmente viverle insieme. Ragazzi, niente, per il resto vi ho detto veramente tutto. Un grande abbraccio, un grande grazie a tutti quelli che stanno supportando il progetto in ogni modo possibile, anche solamente ascoltando i miei deliri di tanto in tanto. Siete meravigliosi, veramente. Settimana dopo settimana mi sento sempre più tranquillo, mi sento sempre più al sicuro. Ecco, mettiamola così, che forse è la cosa più bella che uno che fa il mio lavoro si possa aspettare dal proprio contesto, e ve ne sono veramente profondamente grato. Ragazzi miei, un grande abbraccio, buon fine settimana, fate i bravi, noi ci vediamo sabato prossimo sempre alle 10, il prossimo weekly.